Uomini e donne, Maria De Filippi potrebbe il trono classico e over da settembre. Quando mancano ancora 2 mesi e mezzo alla fine della stagione 2022-2023 di Uomini e Donne, in rete già si parla del futuro. Stando a un rumor che alcuni siti stanno riportando in questi giorni, tra i pensieri di Maria De Filippi ci sarebbe quello di riportare il suo format alle origini. Ovvero a quando i troni classico e over venivano registrati e mandati in onda separatamente. La redazione sarebbe pronta a puntare su tronisti più adulti e su dame e cavalieri più giovani. Un modo per avvicinare il pubblico a entrambe le versioni del dating show. Mentre le registrazioni di Uomini e Donne sono in pausa, si riprenderà sabato 18 marzo probabilmente per lasciare spazio alla preparazione della prima puntata del serale di Amici. Sul web si parla di quello che potrebbe accadere nella prossima edizione. Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Maria potrebbe apportare una piccola rivoluzione al suo dating show. Riportandolo al suo meccanismo originale, pare che da settembre i troni classico e over potrebbero andare in onda separatamente, quindi in puntate differenti. La scelta di accorpare entrambe le versioni del programma, risale a qualche anno fa, da quando i giovani del cast sono stati surclassati da dame e cavalieri nella lista delle preferenze del pubblico. La redazione ha deciso di unirli in un'unica formula. Quella sulla possibile separazione delle due versioni di Uomini e Donne, non è l'unica indiscrezione che è trapelata in queste ore sul futuro, pare. Infatti, che gli addetti ai lavori vogliano abbassare l'età media dei senior del cast, scegliendo soprattutto 50enni, e alzare quella dei nuovi tronisti. I ragazzi che dopo l'estate si accomoderanno sulla poltrona rossa, dunque, potrebbero avere dai 30 anni in su, la redazione del dating show sarebbe pronta a rinunciare ai 20enni soprattutto dopo i flop degli ultimi anni, dai ritiri senza scelta ai fidanzamenti finiti nel giro di poche settimane. Un altro rumor, inoltre, sostiene che il parterre del trono over potrebbe essere del tutto rivoluzionato, Maria e i suoi collaboratori starebbero vagliando l'ipotesi di mandare via tutti i veterani, Gemma, Armando, Riccardo e co., rinnovando completamente la versione senior della trasmissione. Ovviamente non ci sono conferme in merito a tutte queste ipotesi, pertanto si tratta di aspettare l'inizio della prossima stagione autunnale per capire se saranno effettivamente attuate o meno. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de